Benvenuti amici di Smart World. Oggi, se riesco a stare in equilibrio e non distruggere quello che c'è in questa stanza, vi voglio parlare di Nilox Dock e in generale degli overboard, se così li possiamo chiamare. Allora, senza voler aprire appunto una parentesi che rischierebbe di essere davvero lunga sul significato del nome overboard, come si comporta questo Nilox Dock? La prima volta che cercherete di salirci sarà abbastanza disorientante. Lo accendete tramite un pulsantino sul retro, posate uno dei due piedi su uno dei due lati, abbastanza vicino alle ruote, e sperate che lui rimanga fermo. Non rimarrà mai fermo, voi dovrete cercare nel momento in cui non si sta muovendo di mettere su l'altro piede e poi di bilanciarvi. Il più classico degli errori che farete sarà quello di iniziare a ondeggiare subito appena salite, invece dovete cercare di rimanere il più fermi possibile, perché in fondo, se starete davvero fermi, lui non se ne andrà da sotto i vostri piedi. Una volta presa confidenza ed effettivamente, nonostante un po' la paura forse iniziale, non ci vorrà più di tanto, vi sentirete abbastanza liberi da andarci a giro anche per casa, tutto sommato con relativa tranquillità, anche se dipende molto dall'ambiente domestico che avete. Noi qui in ufficio abbiamo scorrazzato effettivamente un po' in lungo e in largo in tutte le stanze. È effettivamente davvero facile, basta quasi pensare dove volete andare, perché istintivamente in quel momento vi inclinerete lievemente in avanti oppure indietro, oppure girando un po' su voi stessi, e il Nilox Dock si muoverà sostanzialmente in quella direzione. A questo punto però il problema più grande diventa dove andare. Sì, perché questo qui non è un vero e proprio veicolo, cioè le ruote non sono a camera d'aria, sono di plastica, sono rigide e vi faranno sentire tutte le asperità del terreno, anche sul parquet. Qui in ufficio, andando per esempio in giro in corridoio, ci siamo accorti che il pavimento non era affatto così liscio come avremmo pensato, ma che c'erano delle piccole cunette o avvallamenti che sopra l'overboard sentirete tutti, tanto più quanto più veloce cercherete di andare. Non si tratta ovviamente di velocità folli, arriverete ad un massimo di 10 km all'ora, la portata massima è di circa 100 kg, dovrete stare abbastanza, diciamo, con i piedi vicino all'esterno dell'overboard se volete avere un buon bilanciamento, perché la parte centrale, come vedete, si snoda ed è rende indipendente sostanzialmente il lato destro da quello sinistro. Non è un caso, infatti, se tanti dei video che magari troverete su internet sono proprio in ambienti domestici o comunque interni, perché già un marciapiede potrebbe diventare un po' difficoltoso. Certo, se avete una casa magari con giardino, o meglio, con uno spazio all'aperto, un piazzale, quello che volete, potrebbe diventare più facile. Noi l'abbiamo provato ad esempio ad una festa, abbiamo affittato un'intera stanza molto molto grande e devo dire che è stato anche divertente vedere un po' le scene di varie persone che cercavano di salire sopra l'overboard. Il punto è che comunque non ci potrete andare a giro per strada come nulla fosse, e tantomeno salire o scendere dei piccoli scalini, perché rischiate sostanzialmente di cadere direttamente per terra. È tra l'altro un gioco quindi un po' costoso, perché si parla di 449 euro per questo modello, ce ne sono anche comunque di più cari, non sono pochi. Se comunque per un motivo o per un altro vi capitasse di avere un overboard sotto i piedi, mi sento di darvi due o tre consigli. Numero uno, non usate mai le mani. Numero due, non provate ad andare a giro seduti. Go, ready? Se poi lo usate in casa, attenzione a non utilizzarlo vicino ad oggetti fragili o che potreste rompere, e in quel caso dita incrociate, ma non letteralmente, perché magari vi serviranno. E infine non provate metodi strani per cercare di rimanere più a bordo, perché ho il sospetto che non servirebbero. That'll teach you. Insomma, è un giocattolo, è divertente se avete la possibilità di utilizzarlo, come dicevo prima, magari in una casa in campagna o comunque in uno spazio all'aperto e senza il rischio di danneggiare qualche cosa. Meglio ancora se con gli amici viene fuori una gara a vedere chi cade per primo o chi comunque riesce a fare qualche acrobazia, se così la si può chiamare, in più. Ma, beh, insomma, è difficile non definirlo un gioco, e anche uno abbastanza costoso. Per questa divertente prova io mi fermo qui, anche perché sono incredibilmente riuscito a rimanere sopra senza cadere e rompere niente in questa stanza.
Vi ricordo come sempre di condividere il video e fare un pollicino se vi fosse piaciuto. Noi ci rivediamo alla prossima prova. Un saluto da Nicola per Smart Tour. Ah, e stavo per dimenticare, quando dovete scendere, sempre all'indietro. Vittoria.